Allora, siamo con un campione del mondo, Jenny De Napoli, cioè per me è un sogno poterci parlare. Jenny, ma come cavolo si diventa campione del mondo? Come hai fatto? Beh, a me è venuto molto facile perché dicono che sono nato con un talento, quindi... Ma quindi runner si nasce o si diventa? Caso secondo me si nasce, però visto che va molto di moda la maratona, c'è veramente tanta gente che comincia a correre, secondo me runner si diventa. Quando hai iniziato a correre? Io ho cominciato a correre all'età di 8 anni, per caso una gara di paese, c'erano 2000 iscritti, avevo 8 anni e ho vinto. Quindi era la prima gara che hai vinto, cioè la prima che hai fatto l'hai vinta subito? La prima gara che hai vinto e quindi ho capito che avevo un talento per la corsa. Poi mi sono appassionato al tennis e poi sono ritornato alla corsa all'età di 14 anni. Senti, e oggi di cosa ti occupi? Ma sono un responsabile running di Puma Running, mi occupo anche della vendita calcio, diciamo reparto performance di questa grandissima azienda tedesca e insomma parlo di progetti tecnici performance riguardanti il calcio e il running. Senti, noi come Run Advisor è una community nuova di gente che ama correre, che non deve vincere per forza, mi dai qualche tuo suggerimento, qualche tua indicazione per tutti quelli che non saranno mai campioni del mondo? Beh, secondo me tutti siamo campioni del mondo, magari siamo dei campioni del mondo in ufficio, siamo magari campioni del mondo in famiglia. E secondo me questa è una bellissima community, una bellissima idea, e bisogna assolutamente iscriversi perché soltanto così puoi interloquire con un campione come noi, anche se noi ormai siamo amatori come voi. Quindi bisogna iscriversi, condividere, pubblicare, fare i video, parlare dei percorsi, di belle gare, di bei ristoranti, di belli alberghi, di belle località come la Cortina d'Ubiaco organizzata da Gianni Poli o di applicazioni nuove come Easy Running Program che è appena nata. Senti, parliamo un secondo della Cortina d'Ubiaco, visto che noi ci lanceremo proprio a Cortina. Qualche tuo suggerimento per non morire durante i 30 km, visto che noi non siamo come voi? Le gare di Gianni Poli hanno una prerogativa, che sono bellissime gare, quindi la cosa molto importante è correre guardandosi attorno. Sono diverse, il cronometro potete anche lasciarlo nella borsa. Parti, guarditi attorno, goditi la natura e sicuramente alla fine ci avrai un grande cronometro. Senti, un'ultima domanda, ci fai gli auguri come community, visto che iniziamo a correre e da un campione del mondo è un bel augurio avere un inizio? Sono Gennaro Di Napoli, 2 volte campione del mondo di atletica leggera e faccio un grandissimo benvenuto a Run Advisor.